Salve a tutti, puntata di Onorato di venerdì, credo sia il 5, perché se domani è 6 e poi domenica è un giorno particolare, essendo il 7, oggi dovrebbe essere il 5. 5 marzo ovviamente, venerdì l'ho detto, sì. Come vedete è tutto chiuso perché anche oggi è tardissimo, strano, chi l'avrebbe mai detto? Sì, oggi sono meno 20, quasi fa un po', sono 20 alle 8, quindi tardissimo, chissà perché. Che sostanzialmente ho dovuto abbiamo fatto delle prove e robe, sono emerse cose fattibili e cose un po' meno, ma cose un po' meno, aspetta, non tanto cose un po' meno, più che altro sono venute fuori delle criticità che purtroppo si vedevano alla lunga, ahimè. Ma voi, prima di parlarvi delle criticità di cui vi parlerò oggi, cosa dovete fare? Iscrivervi al canale. Per cui, proprio adesso sono andato nel buio, però. Insomma, sotto troverete il pulsante, ecco, sotto per iscrivervi, attivate la campanellina e sotto in descrizione troverete il link dove seguirmi ovunque. Nel buio, ma soprattutto nella luce. Ebbene, insomma, sono emersi dei problemi, non erano abbastanza risolvibili se non con una nuova macchina. Adesso vedremo il 9. Ammesso che sarà possibile venire qua, vediamo se il 9 è risolvibile, cioè se magari posso cambiare, posso cambiare, come si chiama, posso cambiare PC e non influisce su un'altra cosa. Sostanzialmente dobbiamo fare una figata, detto proprio come ha detto, vediamo se ci riesce, in caso, io quello che dico spesso è che vogliono la perfezione, quando per esempio la RAI, che mi risulta il festival di Sanremo, di Sanremo, sia prodotto dalla RAI in buona sostanza, radio a televisione italiana, e magari se mi faceva stare meglio, eppure a me risulta che ieri, l'altro ieri, non mi ricordo quale puntata, praticamente hanno dovuto interrompere come forse vi avevo detto, se non ho detto mi scuso, ve lo dico adesso. Sostanzialmente non lo sto vedendo, un po' come tutti gli anni, ultimamente penso che l'ultima volta che l'ho visto forse c'erano in gara non mi ricordo se forse Blu Vertigo, ecco, cioè un po' basta, forse devo aver visto quello, l'edizione in cui c'erano quelli che non hanno età degli effetti 65, cioè, penso di essermi fermato a quello, insomma, ecco, per cui immaginate quanto tempo è che non guardo sto cazzo dei festival. Penso di aver visto più le selezioni di San Marino, anzi di aver visto più, come si chiamano, non le selezioni, le edizioni di l'Eurofestival, cui andava San Marino,
cavolo sia, aspetta, Valentina, meglio Valentina Nappi, ma Valentina Nappi è un'altra, diciamo, non, sì, suona flauti forse, diciamo, non canta, o canta, diciamo, perché, diciamo, subisce un suonatore, ecco. Diciamo viene suonata, ecco, che è una cosa un po' diversa. No. Sinceramente non me lo ricordo. Minetti è un'altra, però non mi ricordo. Vabbè, comunque Valentino, che gattona che cammina, che ha fatto grande scandalo al suo tempo, perché la canzoncina era anche orecchiabile, anche carina. Ha fatto grande scandalo perché poi no, non si può utilizzare, perché al suo tempo, che qual era il social principale con cui si facevano le amicizie, robe, insomma, al suo tempo qual era? Non era Twitter, era Facebook, per cui fai una cosa con praticamente oggi ho 1 milione di fan, di amici, anzi, cioè, mandami un come si chiama, un PUC là, grazie, tutte ste robe, voglio dire, come lo voglio chiamare la canzone, e l'ho chiamata Facebook Song, una roba del genere. Invece l'ha dovuto chiamare social, perché quelli dell'Eurofestival, una scenata stupida, l'hanno anche minacciato di buttarli fuori, perché non poteva chiamarsi. Pensa un po', mi ricordo anche chi c'era. C'era Carmen la sorella come direttore vedete, io so ste robe e magari ecco. Non so chi cazzo partecipava al Festival di Sanremo in quegli anni, cioè proprio perché non mi frega una sega, ecco, preferisco vedere piuttosto ste diatribe, manco poi fossi sammarinese. È che io ho un'attenzione verso le cose che non se ne incura nessuno, buona sostanza, però hanno una grande storia e hanno molta più, diciamo, dignità di questo paese, diciamo, popolato in maggioranza da cretini, di cui io sono un esponente, però, cioè, voglio dire, in cui le leggi sono fatte così per essere norpello, sì, sono gagliardi, goliardici. Le leggi, sono allegorie, applicate solo per fregarti, ecco, e mai perché devono essere giuste, perché devono essere, no, così, quando serve in maniera casuale, per cui questo, invece ecco, poi accelero il passo perché mancano 10 minuti, molto più, diciamo, rispetto. No, lei. E molto più, diciamo, rispetto, attrazione verso chi, ecco, verso questi, per dire, tanti dicono male il Lussemburgo, ma il Lussemburgo secondo me è una storia molto più rispettabile della nostra, e devo dirlo tutta, noi abbiamo una sega, noi abbiamo che cosa? Persone totalmente cretine, ho capito, avremmo avuto anche un passato, ma noi il passato ce lo siamo giocati,
perché, cioè, pensiamo di campare di rendita, no, invece non campiamo di rendita, cioè per mantenere la cultura, tutto il nostro passato dietro, che potrebbe essere sicuramente millenario, eccetera, tra parentesi anche quello di San Marino, allora dobbiamo dirla tutta, però facciamo finta che loro non ce l'hanno vicini. Ho capito, ma qua vanno avanti solo gli imbecilli che preferiscono culture ossimoro, ovvero ad esempio quella americana è una cultura, forse quella di pelle rossa, perché quella lì degli americani moderni, fra virgolette, per dire che cultura, cioè è una bestemmia, per dire quella cultura di che? Ah, dai, su, quindi ecco, vabbè, e quindi questo, vabbè, vediamo un po', quindi, boh, non so perché sono andato a finire su qui, ah sì, ho fatto la Rai, mi dicono che, sì, ma magari si allungo, non arrivo più, dicono che una puntata, ripeto, non so quale, praticamente hanno dovuto interrompere un'esibizione perché praticamente sono partiti senza, con i microfoni in mute, e non riuscivano, o morti, non si è capito che cazzo ci avesse, insomma, sta di fatto che c'erano problemi d'audio, sostanzialmente hanno fatto un'esibizione per pesce, un'esibizione per i sordi, poi diversamente udenti, e per cui insomma, cioè, voglio dire, loro sono a Rai, penso che per il Festival di Sanremo penso ci saranno i migliori tecnici dell'audio possibili, eppure che è successo? Eppure è successo qui GoPro, qua c'è scritto a 17, ma non lo vedo, sai, io vedo dei treni, ah forse è quello, e chi lo vede? Scusate, ma non vedo il bastano. Oh, ok, ah che bello il pop. 17 wow, sì. Sì. No, vabbè, bastano. Insomma, bastano. E qua. Ed è buono perché da qua è il pop. Il pop ci piace, ma no, che bello questo, questo leone, è proprio bello, buono, andiamo dentro, anche se qui dirò, fa un caldo pazzesco, all'anima che doveva piovere, hanno fatto, diciamo, hanno sostanzialmente spaventato, dicendo che pioveva, una sigla, vabbè. In realtà avrei cose da dirti, ma finisco di dirle magari domani, insomma in un'altra puntata. Oggi andiamo a parlare di cose un po' più. Me le so segnate, che stavo vedendo che ore fosse, e manca ancora 6 minuti. Quindi insomma, sicuramente no. Magari che noi non riusciamo a fare una cosa riguardo la Rai, e soprattutto per un evento con magari mega tecnici del suono, del video, dell'audio, di tutta la stessa roba, dell'audio, insomma mega tecnici eccetera, tra magari ultra professionisti sul campo da migliaia di anni, prima che venisse al mondo l'uomo usato in Sapiens, loro già c'erano, eppure, voglio dire, pure in esibizione hanno dovuto addirittura interromperla, mandare la pubblicità e ripartire a capo.
perché non riuscirò a venire a me, insomma, nomino a cavo durante, insomma, ecco, cioè, se posto un problema non sono riuscito a risolverlo, e ripeto, è la radio. E qui infatti noi cerchiamo di fare una cosa figa, vediamo se ci riesce, ma sicuramente sì, perché noi siamo più forti, e basta, vabbè, insomma, più che altro, meglio così, che abbiamo visto, insomma, che vengono problemi, purtroppo, perché coincide, ahimè, questa cosa con il mio computer, che ce l'ho occupato in altro, e, insomma, mi sono trovato a fare con un computer un po' di recupero, in buona sostanza, e, anche perché è un periodo anche abbastanza del tessero, e per cui, insomma, è un po' un casino, lo so, praticamente un caso, ma vabbè, importante che capire, sicuramente vi lo pubblicizzerò, ma perché comunque sono cose che meritano. Che altro, vabbè, vediamo un po' le cose e poi chiuderei questa puntata, perché già comincia a essere lunga, da purtroppo da ora. Anche qua, diciamo, siamo stati troncati, nel senso che purtroppo la gente ha fatto il gran cazzo che voleva, cioè, io non dico la gente debba, ecco, ammazzare di salire di lavoro o vivere puntualmente, insomma, cioè, io non dico questo, però se tu non vieni in bar, io voglio andare al bar perché non posso stare senza andare al bar, eccetera eccetera, ma se tu vedi che scusa, passano in altro, cioè non penso che sia l'unico bar del paese, soprattutto nelle grandi città, cazzo, cioè, vedi un bar che è così, vai in un altro bar, no, perché noi ci accattiamo, perché noi ce ne frega una sera, e poi dopo succede questo, perché magari, ripeto, loro non gli succede un cazzo, però magari vanno dal loro parentino carino, simpaticino, e il parente stupendo, meraviglioso, se la prende nel culo, perché se prende il virus, per questo qui si è preso più o meno inconsciamente, e fa i disastri, perché non sa, ovviamente, che dice, io magari ho vissuto tranquillamente, però che cazzo, non sapevo che il mio, che purtroppo un parente che è totalmente deficiente, purtroppo è quelle conseguenze, cioè, quindi c'è poco da oltre al fatto che quello che dicevo oggi con un collega, cioè, va bene, ma tu le persone a lavorare come ce le porti? Le persone a scuola come ce le porti? Con la catapulta? No. E allora, cioè, il problema non è tanto la zona, perché magari lì è anche sicuro, tra virgolette, no? Che comunque stai in scuola, c'è il distanziamento, ti misurano la febbre, ti fanno il tampone anale, cioè, arriva il siluro da dietro, insomma, tutte queste robe, pure, cioè, posso dire anche che effettivamente è più controllato che a casa, che in giro, però cazzo, cioè, se tu però per andare a scuola, per andare al lavoro, devi stare su mezzi così. Capisci che, insomma, perché può essere un biglietto, capito? Può essere perfettamente che sia questo, che sia, te lo prendi lì, questo ci sono secondi. Bene, andiamo, ciao. Thank you.
purtroppo non si sono assunte le persone, si sono comprati forse nuovi mezzi, soprattutto non si sono assunte le persone, non si è aumentato il trasporto pubblico, poco, niente, soprattutto per esempio il treno. Tu sai treni schifezze di Italia, vai a passare pure quelli, intanto sai bus Italia che si è acquistato non si sa quante cose di corriere, fai passare pure i treni e pure il corriere, visto che non puoi passare un treno sulla stessa tratta per motivazioni, insomma che i treni fanno delle logiche loro di circolazione. No, niente, niente di tutto questo. È ovvio se tu riduci i posti, ho capito che riduci i posti, ma se io devo andare a lavoro, devo andare a scuola, come cazzo ti vado volando? E faccio mi alzo alle 4 del mattino perché devo andare al lavoro alle 8, ma che discorso è? Dai, su. Capite, cioè, non si sono fatte queste robe ed ecco qua. Quindi da lunedì anche qua in Veneto si passa in zona arancione e lunedì forse si definirà per quanto riguarda le scuole. E non so se nelle scuole siamo comprese anche in università. E boh, direi che non ho niente altro, sino che è andata così e vabbè. Invece volevo segnare, dire un po' di robe, ma ve ne parlerò nel prossimo puntato. Ho discorso un po' per lunghi robe qui per il scopo, per ora salutare. Come avete visto, ho preso il treno.